Benvenuti a Produzione Italia, la nuova normalità del sistema produttivo italiano. Oggi cercheremo di approfondire questo tema, proprio quello della produzione, che è forse il settore che è stato più impattato dall'emergenza coronavirus. Tutti noi abbiamo sentito i dati di previsione di una flessione significativa del PIL. Questa è generata soprattutto dalla flessione del mondo produttivo italiano, che ha avuto diverse aziende che sono state necessariamente bloccate. Quello che si apre è una nuova fase, quella che appunto abbiamo definito la nuova normalità, in cui diversi fattori collaborano per trasformare il modo in cui le aziende e le industrie funzionano. Non soltanto l'emergenza, ma anche altri vettori che erano già attivi prima di questa pandemia. Tutti questi motivi insieme hanno generato una nuova normalità che sta già prendendo forma. Approfondiremo questi temi con gli esperti di Var Group e con uno chef che è anche un imprenditore, che è Simone Ruggiati, perché poi l'obiettivo di tutte le imprese è in fondo quello di non fermarsi mai, come in questo video. E diamo il nostro benvenuto a Francesca Moriani, CEO di Var Group. Benvenuta Francesca. Ciao Francesco e benvenuti a tutti, buon pomeriggio a tutte le persone che ci stanno seguendo. Questo video Var Group non si ferma, mi dà sempre un brivido lungo la schiena di vederlo, perché ricordo esattamente quando abbiamo deciso di farlo, di costruirlo, ed è incredibile pensare che solo qualche mese fa eravamo tutti chiusi nelle nostre case, in completo lockdown, con tutte le aziende, le produzioni ferme e solo alcuni che potevano effettivamente continuare ad operare. Ma dà anche tanta positività e tanta voglia di ripartire alla grande, perché effettivamente ce lo meritiamo come sistema paese. Il nostro mondo produttivo, manufatturiero, è sicuramente un fiore all'occhiello del nostro paese e merita una ripartenza alla grande. Ringrazio anche da parte mia Francesco per averci accompagnato in questo percorso di webinar che vede oggi il terzo incontro che stiamo facendo. Ringrazio Simone Ruggiati, Silvio e in particolare oggi ringrazio anche Lorenzo Anselmi, che è un nostro cliente che ha deciso di unirsi a noi in questa esperienza, il Digital Transformation Coordinator Eurotubi Europa. Scusatemi, lo leggo perché il titolo è talmente lungo che altrimenti rischio di sbagliare. Come dicevo, siamo arrivati alla conclusione di questo percorso di webinar. Questo è il terzo webinar prima della pausa, diciamo tra virgolette, anche se quest'anno nessuno si fermerà prima della pausa estiva. Ripartiremo poi a settembre con altri webinar. Come dicevo, durante questi mesi, no, che sono stati particolari, eravamo tutti a pensare a cosa poter fare per aiutare il sistema paese in questa ripartenza. Io spesso come imprenditore, ma insieme a tutti i miei collaboratori, come azienda che ovviamente ha il payoff e sparring innovation, quindi diciamo sempre di essere partner per l'innovazione a fianco delle imprese italiane. Ci siamo spesso confrontati tra di noi in azienda, ma anche con il mercato, con i nostri clienti, con i nostri partner tecnologici, per riuscire veramente a capire che cosa potevamo fare concretamente, efficacemente, per aiutare i nostri clienti. E quello che secondo me è in questo momento la cosa più importante è mettere a fattor comune le nostre conoscenze, quello che abbiamo imparato durante questo percorso, quello che abbiamo imparato ascoltando i nostri clienti. Molti sono riusciti a non fermarsi grazie alla tecnologia, altri invece non hanno avuto questa fortuna, quindi c'è anche una presa di consapevolezza
di quanto effettivamente tecnologia e innovazione possono fare per le aziende italiane. E in questo caso l'obiettivo di questo percorso di webinar è proprio quello di parlare e di mettere a fattor comune quello che noi stiamo vivendo e come possiamo, grazie alla nostra organizzazione, alle nostre conoscenze, aiutare l'impresa italiana in questa ripartenza e con grande positività. Ecco, quindi insomma, per ripartire quello che bisogna avere, che si deve condividere anche con le aziende, mi pare di capire, è una visione, una strategia e certamente la digitalizzazione. Assolutamente sì, la digitalizzazione ovviamente è un fattore necessario, è uno degli ingredienti chiave per il successo nel futuro. Ma la digitalizzazione senza una cultura aziendale e senza una revisione dei processi serve a poco. La tecnologia è il fattore abilitante, ma insieme alla tecnologia le aziende devono capire che devono investire sulla cultura delle proprie persone e sui processi all'interno delle organizzazioni. Ed è per questo che di recente abbiamo creato una nuova azienda, una joint venture insieme ad RSM, che è uno dei leader nella consulenza, con la creazione di Valfour Advisory, che serve proprio per aiutare le imprese a rivedere prima di tutto cultura e processi a livello di advisory, uniti poi ovviamente alla capacità di implementazione di VAR Group, in modo da avere un filo continuo tra quello che si studia sulla carta e quello che poi viene implementato all'interno delle organizzazioni. In questo modo si evita di disperdere investimenti e soprattutto tempo, perché non ne abbiamo, dobbiamo ripartire con il piede sull'acceleratore. E quindi avanti tutta, e non rubo altro tempo ai miei collaboratori, perché di cose da dire ne hanno sicuramente tantissime, molto più di me. Grazie mille Francesca, le hai citati tu prima, uno dei nostri ospiti di oggi è Simone Rugiati, io ne approfitto subito e lo saluto. Ciao Simone. Ciao Francesco, ciao Francesca, ciao a tutti. Sono, per agganciarmi al discorso, io sono tipo una pentola a pressione che dopo essere stata lasciata lì sul fuoco ha bisogno di svaporare. Finalmente adesso stiamo riprendendo in mano tutto e quindi insomma c'è un po' più di sorriso rispetto alle ultime volte. Ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo dopo, ci darai anche il contributo. Francesco l'ha citato, abbiamo anche Silvio De Rossi che è il nostro influencer. Non ti chiedo ancora dei tweet perché abbiamo appena iniziato, ma se ci dai l'indicazione l'hashtag della giornata. Certo, allora per chiacchierare con noi, molto semplice, usate l'hashtag Produzione Italia. Io ho già preso nota di alcuni tweet interessanti, poi ci sentiamo dopo. Grazie, grazie mille Silvio. Adesso andiamo da Fabio Falaschi, che è Head of Business e Industry di VAR Group, e chiedo a Fabio questa cosa. A me questa pandemia, questo momento di emergenza che abbiamo vissuto, mi è sembrato come un grande pettine, un grande setaccio che abbia portato alla luce tanti dei problemi che magari c'erano già nella nostra società, nella nostra industria. Chi è passato indenne da questo pettine? C'è qualcuno che è riuscito a farlo? Beh, innanzitutto ciao Francesco e buonasera a tutti. Sì, sono d'accordo, in effetti la pandemia, diciamo, è stata una cartina tornasole importante che ha visto aziende più pronte digitalmente a rispondere meglio in maniera più efficace rispetto naturalmente ad aziende che magari erano meno attrezzate. Tuttavia credo che l'obiettivo non sia quello di tornare dove eravamo rimasti oggi, bensì lanciare progetti di trasformazione strategica non solo digitale del business. Per questo naturalmente sono tante le aree su cui dobbiamo mettere l'attenzione, queste variano naturalmente da contesto a contesto e da azienda a azienda. Tuttavia, per suggerirne naturalmente qualcuna, è importante che le aziende investano in innovazione di processo e di prodotto per rendere il business nel medio e lungo termine più sostenibile. Dopodiché naturalmente accelerare verso la digitalizzazione, abbiamo visto quanto questo sia importante, e di conseguenza ogni azienda deve fare un po', come dire, il suo punto barca digitale, dopodiché tracciare la rotta e definire quelle che sono le priorità di intervento. Altra cosa, a mio parere, è stressare continuamente la flessibilità d'impresa.
Abbiamo visto naturalmente come il Covid, durante il Covid si siano interrotte le catene di fornitura creando seri problemi. Si sta parlando molto a un reshoring delle catene produttive. Naturalmente questo è un aspetto molto delicato e importantissimo, perché capiamo bene che definire nuove alleanze, definire nuovi contratti di fornitura non è una cosa banale e ci vogliono mesi per farlo, e quindi questo sarà un aspetto su cui le nostre aziende dovranno lavorare ed è molto importante. Poi, non ultimo, come sempre, il mercato e di conseguenza avvicinarsi sempre più ai clienti. Abbiamo visto come le aziende che consideravano l'online e quindi l'e-commerce un canale secondario hanno dovuto ricredersi in fretta, perché l'aumentare, diciamo, del business su questi canali spesso, diciamo, ha messo un po' in difficoltà a coloro che non erano abbastanza attrezzati, e quindi naturalmente sarà anche questo un punto d'attenzione su cui questa esperienza dovrà, come dire, insegnare per porre rimedio. Grazie mille, adesso io mi gioco la carta del gladiatore, quindi Fabio Massimo Marchetti, Head of Digital Process Division di Var Group. Benvenuto Fabio Massimo, userò i due nomi. Grazie Francesco, grazie, ciao Francesco e buongiorno a tutti, è veramente un piacere essere introdotto come gladiatore. Sì, lo sei, e anche la domanda che ti faccio è molto impegnativa, perché abbiamo visto in questa emergenza tante aziende che si sono potute adattare molto rapidamente usando lo smart working. Sono però quelle aziende che magari producono servizi, ma quelle che fanno cose, il manifatturiero forse ha avuto più problemi ad adattarsi, e in che modo l'ha fatto? Quali sono le aree che ha dovuto modificare per adattarsi a questa situazione? Ma guarda, allora è chiaro che nell'area industriale abbiamo avuto una situazione abbastanza differenziata in funzione dei settori verticali produttivi, perché evidentemente da una parte abbiamo avuto quelle aziende che non facendo parte di quelli che sono stati definiti servizi essenziali hanno dovuto sospendere le loro attività e hanno dovuto come dire focalizzarsi o mantenere solo con una parte di attività legate alla logistica o a processi di miglioramento interno. Dall'altra parte invece tutte quelle aziende che sono invece collegate ai canali della GDO o dell'e-commerce hanno visto un incremento dei volumi, ma soprattutto hanno visto un cambiamento sostanziale nel mix produttivo, perché evidentemente i budget fatti prima di questa situazione sono stati stravolti dal contesto specifico, indirizzando produzioni che magari prima erano focalizzate sui canali professionali verso quelli che sono i canali di consumo. In questo contesto abbiamo visto, e questa è la notizia positiva, che chi era in una fase avanzata di un processo di digitalizzazione ha potuto reagire in modo più consistente proprio attraverso la disponibilità dei dati e alla dinamicità di riconfigurazione degli impianti che è stata possibile proprio dalla digitalizzazione degli stessi. In questo evidentemente ha portato a essere più efficaci nella riconfigurazione in funzione del mix produttivo, nella gestione dell'apertura e chiusura dei reparti, che è stato comunque necessaria, perché come abbiamo detto mix, quindi non è detto che determinati reparti debbano continuare a produrre mentre altri devono essere potenziati. E poi evidentemente anche nell'implementazione di quelle misure di sicurezza che prima non erano previste, che sono state rese necessarie e che quindi hanno richiesto un'impostazione diversa all'interno dei processi produttivi. Questo anche spostando alcune attività in remoto, quindi creando quello che poi possiamo chiamare nel seguito un industrial smart working. Grazie mille Fabio Massimo, tutto questo è reso possibile dalle tante tecnologie che vengono implementate, studiate, conosciute da Var Group. Tra le tante tecnologie c'è anche quella di VMware. Conosciamo meglio VMware con questo video. When people think of VMware, they typically think of things like this. Or they simply think. But what we really do, what gets us up in the morning, is more about humans than hypervisors.
we unlock the power of technology by connecting its complex components, so our customers can create better experiences for people. Abbiamo visto prima con Fabio Massimo Marchetti come le aziende che producono delle cose sono quelle che poi si sono dovute adattare più di altre. Voglio andare però da Simone Rugiati per chiederti come ha reagito il tuo settore dell'azione, quello della ristorazione, dell'alimentare. Questa crisi che ha vissuto e sta in parte ancora vivendo, che cosa porta, che cosa lascia? Ci sono sicuramente dei danni, ma anche magari delle opportunità, uno stimolo a essere migliori per il futuro? Ogni chef deve avere una sua parte creativa che finora era applicata e applicabile principalmente a quello che è il piatto, il menù e quindi lo stile del ristorante. Adesso, o meglio, fino a qualche mese fa, nessuno avrebbe mai pensato che un ristorante stellato ti facesse il piatto da asporto o alla cena semilavorata da finirti in casa, come tante altre tipologie di distribuzione del cibo che ovviamente sono diventate non novità ma probabilmente più fruibili a livello di numerica di persone, quindi dal delivero al semilavorato che non è quindi il piatto finito e consegnato ma è il piatto impacchettato da finire a casa con l'ultime due diciamo con l'ultimi due passaggi. Queste non sono novità, ma è aumentata la massa di consumo. Poi ci sono state le novità, o meglio, tanti colleghi, tanti chef che avevano, fra virgolette, semplicemente il ristorante, quindi un processo difficile da cambiare e da modulare dopo l'emergenza, hanno cambiato la tipologia di servizio per coprire i posti che hanno dovuto eliminare, consegnando e facendo magari dei lavori di consulenza, eccetera. Io che ho già un organigramma, una struttura, diciamo già un po' più a polpo, che agisce su più campi, ho spostato ovviamente più l'interesse e il lavoro della squadra su tutto quello che è la comunicazione e quindi il passaggio che sia di un messaggio mio o di noi come struttura per un nostro cliente sull'elaborazione visiva più che altro. Grazie mille, questa cosa della struttura polpo, io vorrei avere una struttura polpo, devo trovare un modo per replicare la struttura polpo che mi sembra estremamente flessibile. È intelligente poi, molto intelligente il polpo, quindi si prende anche il colore, prende la, insomma, si mimetizza, si ingloba bene, prende insomma... Il polpo sì, prende il colore ma anche la forma, riesce a replicare anche la forma degli oggetti su cui si posa, quindi la struttura polpo secondo me è il nuovo trend del futuro, io cercherò di replicarla in tutti i modi. Non so se abbiano usato una struttura polpo, però sicuramente hanno dovuto affrontare dei momenti difficili anche le persone di Eurotubi, quindi io chiedo proprio a Lorenzo Anselmi, che poi è il Digital Transformation Coordinator di Eurotubi Europa, ti chiedo come avete affrontato questo momento che sicuramente avrà avuto delle difficoltà anche per voi. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Francesco. Come tutti siamo stati travolti da questa emergenza ed essendo un'azienda che produce raccordi metallici, a marzo abbiamo dovuto chiudere il sito produttivo. Non avendo nemmeno macchinari totalmente automatizzati o configurabili da remoto, il pianificato abbiamo dovuto fermare tutto. Di contro ci siamo attrezzati in tempi brevissimi con le attività di smart working, in modo da consentire un continuo, un'operatività per alcuni uffici e continuare su determinati progetti che reputiamo chiave. Adesso, quindi siete riusciti insomma a far fronte su più livelli a questa crisi, scusami ti ho interrotto ma sì. Perché era interessante quello che stavi dicendo. Sì, purtroppo noi essendo un'azienda manifatturiera abbiamo dovuto chiudere i siti produttivi, come puoi ben capire, e le strategie di breve e medio periodo adesso sono state travolte. Molti uffici come pianificazione in primis, produzione commerciale stanno spendendo molte energie per rivedere queste strategie e soddisfare le esigenze del cliente. Ora come ora il nostro focus, a maggior ragione, è volto verso il prosieguo dei progetti che ci permetteranno di digitalizzare l'azienda e soprattutto la tecnologia ci deve aiutare, ci dovrà aiutare ad ottenere dati sempre più solidi e
in maniera da avere analisi certe e trarre le dovute conclusioni in qualsiasi momento. Grazie, grazie mille. Sono temi sicuramente interessanti, anche perché poi vissuti direttamente da un'azienda che produce, e certamente avranno suscitato interesse anche in chi ci sta seguendo per capire meglio che cosa stanno commentando i nostri utenti. Andiamo da Silvio De Rossi. A te, Silvio. Allora, vado velocissimo perché sono già stati tantissimi gli interventi, quindi parto chiaramente da Francesca Moriani. Luigi Safari scrive: positività alla base di tutte le cose se si vuole eccellere, quindi riprende le parole di Francesca. E poi un altro utente invece fa un plauso a Var Group per l'impegno messo in questo periodo per supportare le aziende italiane. Passo invece al tweet di Egidio, sempre per quanto riguarda quello che ha detto Francesca: digitalizzazione senza cultura aziendale vale zero. Simone Rugiati invece, chiaramente, tweet riguardanti creatività al servizio della sicurezza, quindi quello che diceva prima in merito a fare la cucina o comunque cucinare e fare lo chef in questo particolare periodo. Semilavorazione piace come novità, quindi Simone, ottima scelta. E poi, per sorridere un po', Rose scrive: sei una splendida pentola a pressione. Quindi insomma, niente, giusto per strapparti un sorriso. Poi, approccio mentale giusto aiuta a reagire nel migliore dei modi. Passo invece alle parole di Fabio Falaschi. Emanuele Gallo ci scrive: chi era digitalmente pronto ha reagito meglio, che sia di lezione per il futuro, quindi riprendendo le parole di Fabio Falaschi. E poi, avvicinarsi ai clienti, e-commerce come leva del business. Invece Fabio Massimo Marchetti, abbiamo un tweet di Marco Lazzari che dice: gestione dei reparti è fondamentale, quindi si riallaccia al discorso che Fabio Massimo ci faceva all'inizio. E un altro utente invece twitta: misure di sicurezza che non destabilizzano l'azienda sono fondamentali. Passo invece a quanto detto da Lorenzo Anselmi. Paolo twitta: bloccare tutto e ripartire adattandosi è sintomo di apertura mentale, quindi un plauso anche a voi. E un ultimo tweet che ho segnato prima di intervenire: la tecnologia serve per avere dati utili da sfruttare. Io ricordo, come sempre, Francesco, a tutti che per chiacchierare con noi l'hashtag da utilizzare è Produzione Italia, e mi permetto di chiudere dicendo: pentola a pressione, polpo, insomma, già la ricetta si fa. è già mezza fatta. Grazie mille, Silvio, e grazie anche a Simone per i suoi esempi sempre illuminanti. Andiamo adesso da Davide Grassano, che è Head of Advisory di Var Group, a cui chiedo come hanno affrontato questa emergenza le aziende, non soltanto quelle, diciamo, da ufficio, che hanno potuto adattarsi con lo smart working, ma quelle che producono qualcosa. Ok, parliamo di aziende produttive. Sicuramente nel complesso le aziende sono andate bene, in quanto la reazione è stata abbastanza tempestiva nella maggioranza dei casi. C'è una differenziazione, in quanto quelle che hanno avuto un blocco della produzione hanno dovuto fermarsi, chiaramente hanno un po' sofferto nelle ripartenze, un po' per l'adeguamento ai protocolli Covid, un po' per vari motivi. Quelle che hanno avuto l'opportunità di continuare a produrre, ancorché rivedendo abbastanza quello che era il modello, sono andate un po' meglio, diciamo. Uno dei temi forti che hanno dovuto tutti gestire è quello della sicurezza. Sicurezza che ha, da una parte, tutto il tema della sicurezza dei lavoratori, che non è banale, perché è cambiato completamente il modello con cui deve essere organizzato il lavoro in fabbrica. Secondo aspetto, alcune tipologie di aziende produttive, soprattutto il mondo food, hanno dovuto porsi il problema della sicurezza dei prodotti, perché dove non c'erano processi di trasformazione che permettevano, diciamo, di cuocere o alzare la temperatura dei cibi, il tema del trasferimento del Covid sugli oggetti e quindi della sicurezza del prodotto è stato importante. Questo riguarda anche il tema di aziende tessili e quant'altro, e comunque ha generato un problema di sicurezza dei prodotti che magari in passato era solo percepito parzialmente dai consumatori. I protocolli Covid hanno creato qualche
difficoltà di adattamento, c'è stato chi ha dovuto produrre le mascherine perché non le trovava, chi produceva le mascherine non trovava la materia prima. Diciamo che c'è stata tutta una serie di messe a punto non banale. Ultimo aspetto non banale è lo smart working, perché l'adozione dello smart working, che comunque ha toccato il back office di queste aziende, ha comportato il fatto che chi produceva, quindi le aziende che hanno continuato a produrre, dovevano avere dei processi sufficientemente adeguati e digitalizzati per non andare a impattare sui sistemi. Quindi un grosso problema di adeguamento dei processi che continuerà anche nelle fasi 2 e 3, perché comunque il mondo ha avuto un cambio sostanziale, epocale, che parleremo di prima e dopo il Covid, come dicevamo prima e dopo le Torri Gemelle o altri eventi che sono epocali. Grazie, grazie mille Davide. Andiamo adesso da Fabio Massimo Marchetti. Io ho ancora delle curiosità da chiederti. Abbiamo iniziato a chiacchierare prima su appunto le aziende di produzione, come si sono adattate. Volevo chiederti se dalla tua esperienza puoi dire in quali aree le aziende possono ottimizzare il loro lavoro e in che modo possono farlo in questa nuova normalità. Allora, le aree di intervento sono diverse e naturalmente bisogna pensare come aree estremamente interconnesse tra di loro proprio per raggiungere poi un'ottimizzazione complessiva dei fattori produttivi. Identificandone alcune possiamo pensare soprattutto inizialmente alla parte di pianificazione forecast, che ci permette quindi di rispondere in modo più veloce a, come dire, alle sollecitazioni esterne non pianificate come possono essere quelle che abbiamo avuto in questo contesto. Quest'area poi è direttamente interconnessa con il mondo dell'area esecutiva, quindi delle attività produttive vere e proprie che vengono governate dai sistemi MES, che attraverso la completa interconnessione con i macchinari permettono una riconfigurazione automatica degli stessi e quindi generano flessibilità. Flessibilità è una delle componenti fondamentali. In questo si inserisce anche un concetto estremamente interessante che è quello del paperless, perché da una parte paperless genera efficienza di per se stessa, ma evidentemente anche un abbattimento del rischio di contagio perché la carta è un elemento di diffusione. Sotto questo evidentemente esiste attraverso sempre l'interconnessione del macchinario il concetto di poter monitorare gli stati della fabbrica anche in remoto e quindi mi permette di delocalizzare, comunque remotizzare soprattutto le attività di middle management, mantenendo quindi una capacità operativa in fabbrica estremamente ridotta. In questo si inserisce anche poi il concetto delle attività manutentive dove con come dire, i modelli predittivi riesco a valutare in maniera consistente quelle che possono essere le necessità e quindi alzare in modo adeguato la disponibilità degli impianti. E in ultimo, naturalmente, ritorniamo sul concetto di sicurezza, distanziamento sociale, dove la tecnologia oggi permette di aiutare a gestire queste situazioni in modo molto semplice, strutturato e anche a garanzia proprio dell'attività delle persone che operano in fabbrica. Grazie mille Fabio Massimo, noi continuiamo a conoscere i grandi brand che danno la possibilità di attuare tutto quello di cui stiamo parlando oggi e continuiamo con un video su Intel. Torniamo a occuparci quindi di produzione. Io vado da Fabio Falaschi per chiederti come hanno reagito alcuni dei settori forse che sono stati colpiti di più, come quello del food and beverage. Bene, il settore del CP Food fondamentalmente è un settore che è stato colpito da sollecitazioni importanti. Basti pensare ad esempio all'aumento dei consumi domestici contemporaneamente allo stop degli esercizi e quindi del canale Horeca. Naturalmente l'aumento del fatturato del primo canale non sono riusciti a compensare le perdite del secondo. Secondo
poi a questo naturalmente aggiungiamo che la profittabilità del comparto Horeca è superiore storicamente a quella del primo, ci rendiamo conto come le aziende di questo settore naturalmente dovranno far fronte a questa situazione a causa naturalmente della crisi, no? Il settore poi comunque è investito da profondi cambiamenti. Basti pensare ad esempio alle aziende produttive che stanno subendo una transizione importante, passando da un modello di business incentrato sulla produttività ad uno incentrato sull'esperienza cliente. Da questo punto di vista, le piattaforme digitali condivise nella filiera che consentono di analizzare fra tutti gli attori informazioni relative a prodotti, clienti e processi consentono di rispondere tempestivamente a variazioni di comportamento di acquisto dei clienti. Per quanto riguarda poi anche sempre le aziende di questo comparto, il paradigma, il cliente al centro, è quanto mai oggi attuale ed importantissimo, perché naturalmente il cliente è giustamente esigente. Come sappiamo, vuole conoscere tutto rispetto ai prodotti, la provenienza, la storia, la composizione e quant'altro. E da questo punto di vista le aziende che cosa devono fare? Le aziende in qualche maniera si devono aprire, devono mostrare, devono sapersi raccontare, devono saper raccontare i loro valori, scala dei valori che in questo periodo naturalmente è cambiata molto, devono raccontare la loro autenticità, i loro modi di comunicare, e questa cosa è molto importante. Ma soprattutto c'è un aspetto che i clienti vogliono essere in grado di verificare che i messaggi che l'azienda in qualche maniera comunica sono coerenti con i comportamenti che questa segue nella quotidianità. Questa coerenza di messaggi è stato anche oggetto in qualche maniera di qualche, come dire, incidente che è capitato sia in Italia che all'estero in aziende di questo comparto. Quindi massima attenzione a questa cosa. Grazie mille Fabio, io vado da Simone Rugiati, abbiamo parlato di valori, di tracciabilità dei prodotti, insomma un po' di Made in Italy. Questa emergenza che abbiamo vissuto e questa nuova normalità è per caso, cerchiamo di vedere l'aspetto positivo, una nuova occasione per il Made in Italy, per riscoprirlo e per diffonderlo ancora di più? Sicuramente sì, soprattutto per le medio-piccole imprese, quelle che io cerco sempre di esaltare, quelle che chiamo gli artigiani del gusto, quelli che rispettano madre natura per avere una materia prima valida e poi ci mettono un'artigianalità che abbiamo solo noi italiani per farla diventare un gioiello. Queste prima non riuscivano assolutamente a entrare nella catena della grande distribuzione e quindi essere conosciute e apprezzate dalla massa che spesso pensa al prezzo, pensando che quello che è più buono costi di più, senza pensare che in realtà è il resto che forse siamo abituati a comprare che è sotto prezzo rispetto a quello che noi in testa pensiamo di comprare. Quindi l'utilizzo della spesa a distanza e quindi della tecnologia applicata alla scelta del nostro carrello ci dà la possibilità non solo di leggere un'etichetta che è sempre più piccola, sempre più incasinata e poi non ci può raccontare davvero tutto quello che c'è dentro, mentre comprando a distanza, comprando anche direttamente dai siti internet che sono stati riaggiornati, sono stati fatti anche di nuovi, lo so, di piccole aziende che conosco che non erano attrezzate digitalmente, non avevano la tecnologia giusta e adesso l'hanno dovuto fare e hanno visto anche una bella risposta. Ecco, lì si può far sì che il cliente finale abbia molte più informazioni sul prodotto che compra. Ci sarà un nuovo metodo d'acquisto prima di fare la scelta. Ecco, quindi chi sarà sveglio e chi fa le cose fatte bene avrà semplicemente più spazio invece che di un'etichetta o più metodi per poterlo raccontare. Lo dico perché
io sono spesso uno di questi metodi. Quindi si amplierà l'etichetta virtuale che racconta il prodotto sotto tante forme. E questo a me piace, uno perché mi darebbe lavoro, due perché darebbe a chi compra un'ampia gamma sul prodotto. Grazie mille, questo per il food and beverage delle informazioni sono molto importanti, renderle leggibili ancora di più, poterle tracciare e anche adattarsi a questa nuova normalità che abbiamo di fronte anche nell'ambito produttivo. Proprio nell'ambito produttivo, nel manifatturiero, volevo chiedere a Fabio Falaschi, guardando a un settore come può essere quello meccanico, anche qui tornare alla normalità o alla nuova normalità è complicato, come siamo messi? Sì, Francesco, è complicato, comunque le aziende si stanno attrezzando, perché comunque oggi le aziende manifatturiere sono alla ricerca della massima flessibilità, la massima integrazione, intelligenza produttiva e organizzativa. E la digitalizzazione ha consentito loro di produrre beni personalizzati in larga scala. Ha consentito anche al cliente di poter apportare modifiche fino al processo produttivo. Tutto questo è un risultato importante, però sappiamo anche che non si persegue solamente installando all'interno dell'azienda delle piattaforme e software o abilitando l'utilizzo di tecnologie innovative. E sappiamo benissimo che naturalmente occorre creare, come diceva prima anche Francesca, quella giusta cultura aziendale aperta, fra virgolette, al cambiamento, in grado di recepire le innovazioni e in qualche maniera esaltarne anche le potenzialità. Quindi, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fattore umano, stiamo parlando dell'uomo al centro come naturalmente attore primo, attore del cambiamento. E quindi questa è una sfida importante per aziende di questo settore che dovranno procedere, diciamo, facendo una mappatura completa di tutti gli skill presenti in azienda, dovranno, diciamo, fare un readiness check minuzioso del personale per poi naturalmente andare a implementare piani di formazione e di skill upgrade e di conseguenza eventualmente andare a inserire professionalità che adesso mancano in azienda con una magnitudo digitale che naturalmente stiamo dicendo che sta crescendo molto. E questo, ecco, credo che sia una delle sfide principali di questo tipo di aziende. Grazie mille, continuiamo a parlare di sfide perché abbiamo visto diversi settori, il food and beverage, l'HoReCa, il manifatturiero. Volevo chiedere a Fabio Massimo Marchetti, quali sono le sfide al di là dell'emergenza e cosa possono fare gli imprenditori per mettere al sicuro queste, loro aziende per quello che ci aspetta al di là della singola emergenza che abbiamo vissuto. Sì, food and beverage diciamo, è consumer packaged goods perché poi alla fine li possiamo molto accomunare, che hanno la peculiarità di avere un processo produttivo che genera il prodotto e poi delle aree di confezionamento molto più dinamiche che quindi mettono all'interno del package finale il prodotto che è stato realizzato. E in quest'area naturalmente stiamo parlando di aziende che hanno lotti di produzione abbastanza ampi, ma che nei contesti che abbiamo vissuto si sono ridotti proprio per la diversa tipologia di canali di orientamento. E in quest'area evidentemente i sistemi che realizziamo portano dei vantaggi estremamente importanti perché attraverso soprattutto la modellazione che diventa un elemento fondamentale per costruire una copia digitale di quella che è l'impianto, permettiamo quindi di costruire un percorso di rimodulazione e riconfigurazione dinamica dell'impianto in funzione del prodotto che deve essere realizzato, questo fatto in modo completamente automatico e paperless.
Questo mantenendo comunque la cultura dell'operatore sempre al centro, quindi creando un empowerment, un potenziamento dell'operatore attraverso i dati che permettono quindi di avere sotto controllo in tempo reale il processo, sia da un punto di vista delle performance che dal punto di vista della qualità erogata dal processo stesso. Quindi in questo caso sempre l'intelligenza si rende parte del sistema e quindi permette anche di innescare delle logiche di industrial smart working molto evolute. Completano sempre nel quadro CPG o comunque food and beverage, anche qua manutenzione predittiva e qualità predittiva, perché oggi l'AI applicata nel mondo manufacturing diventa un elemento fondamentale. Dall'altro lato abbiamo parlato di manifatturiero, stiamo parlando di un processo completamente diverso, quindi singoli macchinari o isole di produzione, dove il focus forse diventa invece la pianificazione e la schedulazione, perché evidentemente in quest'area, avendo tanti componenti, il pianificare e ricondurre ad uno scenario in funzione dei cambiamenti di mercato diventa estremamente importante e significativo. In questo, anche qua, la logica del MES, comunque degli impianti integrati, permette di attualizzare verso la produzione queste riconfigurazioni automatiche e soprattutto la gestione di alert dinamici, sia dal punto di vista della produzione, ma anche della qualità, ma anche degli eventi che si generano giungo le linee, abilita ancora una volta l'industrial smart working. Per entrambe le aree, per entrambi i mondi, quindi CPG, Food and Beverage e manifatturiero discreto, comunque sicurezza, empowerment dell'operatore, l'operatore che rimane al centro, nella sicurezza, distanziamento sociale e gestione operativa adeguata al contesto e empowerment attraverso i dati, l'analisi dei dati e l'integrazione complessiva dei processi attraverso la digitalizzazione. Tutto questo si attiene grazie anche a grandi tecnologie come quelle di Dell, conosciamole meglio con questo video. We must act on a global scale, including everyone, in the coming digital wave. So we're committing to transform the lives of a billion people in the next 10 years. Through technology, we'll advance healthcare, education, and economic opportunity initiatives around the globe. At Dell Technologies, we can make progress real. Sentiamo adesso Davide Grassano, a cui volevo chiedere, insomma, una volta superata la fase acuta, nella ripartenza cosa devono fare le aziende? Devono rivedere un po' tutti i loro processi? Sì, il tema dei processi è veramente prioritario, perché sicuramente il problema dei processi è stato innescato non solo dal Covid. È da tempo che le aziende stanno rivedendo i processi, in quanto c'è sempre una domanda dei clienti molto più forte in termini di quello che viene chiesto a un fornitore, e dall'altra parte chi produce c'è il problema dei propri fornitori. Il problema dei propri fornitori vuol dire il problema della supply chain. Diciamo che questa emergenza ha dimostrato, però ci sono stati altri eventi in passato meno così globalizzati o meno catastrofali, che hanno dimostrato che ogni azienda deve ragionare sui rischi che ha nella sua catena di fornitura e quindi capire quali sono i modelli corretti. Questa, per il mondo e per il nostro mercato, diciamo, imprenditoriale, è un'opportunità, perché lavorare di più in un'ottica di distretti, lavorare di più in un'ottica di verticalizzazione di prodotto e partnership tra aziende, modello che secondo me potrà consentire al sistema paese di fare dei salti di qualità in termini di valorizzare tutte quelle capacità di innovazione che ci sono nel nostro middle market, è la sfida che riguarda tutti. Però è una sfida che vuol dire non solo processi, vuol dire cambiare modelli con cui l'azienda lavora, vuol dire cambiare il rapporto con i clienti, cambiare il rapporto con i fornitori. Quindi, tutto sommato, questo momento di discontinuità può essere un vantaggio competitivo serio per trasformare un po' il nostro middle market. Diciamo che sicuramente ci sono degli asset come la nostra capacità
di innovare, di ripensare ai prodotti, che ci sono anche metodologie che aiutano a creare, diciamo, a riusare quello che alcuni settori creano, magari per il prodotto A rispetto al prodotto B, c'è una metodologia che si chiama TRIZ che aiuta tantissimo le aziende, o anche il design thinking che adesso è entrato anche nel mondo produttivo, perché bisogna stare molto a sentire quello che il cliente finale ci chiede. Questo è un percorso che comunque è stato anche avviato prima del Covid. Grazie, grazie mille Davide. Bene, torniamo da Lorenzo Anselmi perché la sua azienda Eurotubi ha iniziato un processo di digitalizzazione anche prima degli eventi che tutti conosciamo. Volevo chiederti un po' di questo percorso e quali sono i vostri obiettivi nella digitalizzazione. Sì, come detto precedentemente da Fabio Massimo, il manifatturiero che ha descritto rispecchia perfettamente la nostra azienda, la nostra realtà produttiva. E l'anno scorso abbiamo intrapreso importanti progetti in ottica 4.0 che coinvolgono l'azienda a 360 gradi. La nostra vision a livello digital è di ottenere un vantaggio competitivo incentrato sulla cultura del dato. Questo tramite una sinergia che si verrebbe a creare tra persone, strumenti e processi decisionali, sostanzialmente. I principali progetti, appunto, che abbiamo deciso di intraprendere riguardano l'introduzione di una contabilità industriale, lato ERP, l'introduzione di uno schedellatore, lato pianificazione e un nuovo sistema MES. E ci tengo a sottolineare che tutti questi strumenti sono collegati fra loro per lo scambio dati, appunto. Naturalmente è un percorso complesso e ci stiamo lavorando su due importanti fronti. Uno riguarda l'infrastruttura e l'altro, appunto, riguarda la cultura del dato. Sul primo, l'infrastruttura, stiamo facendo un gran lavoro con vari industries per quanto riguarda l'interconnessione di tutti i macchinari presenti in azienda. E sull'utilizzo appunto del sistema MES. Questo ci garantirà di ottenere dati in tempo reale e sempre più solidi da parte dei macchinari. E specialmente sui macchinari recenti avremo a disposizione dati molto più precisi, in maniera tale da costruire indicatori KPI che ci consentiranno di effettuare determinate analisi in un secondo momento e prendere le dovute decisioni. Dall'altro lato c'è l'aspetto della cultura del dato, che bisogna procedere con una trasformazione del mindset delle persone e di conseguenza che questa enormità, questa mole di dati venga interpretata, venga analizzata con l'obiettivo di prendere decisioni, che l'operatore, la persona, prenda decisioni supportate da queste informazioni, appunto. Il nostro compito sarà guidare questo cambiamento e far sì che sia tutto collegato, sia a livello del data science che sul campo, che le attività sul campo. Per concludere, ci aspettiamo, grazie alla tecnologia, di implementare la cultura del dato e arrivare ad un'azienda analitica e successivamente, soprattutto, arrivare a un modello di business data-driven. Grazie mille, sicuramente un obiettivo ambizioso ma interessante. Noi siamo alle nostre battute finali, per cui chiedo ai nostri speaker, inizio dal gladiatore Fabio Massimo Marchetti, di dare un consiglio alle persone che ci hanno seguito. Fabio Massimo. Digitalizzazione, questo è il consiglio. È un must, è una necessità, è il fattore abilitante che permette alle aziende di diventare resilienti nel futuro a fenomeni di questo tipo. Digitalizzazione oggi è facilmente implementabile anche dalle PMI, non è un, come dire, un mindset, una situazione legata solo al mondo enterprise. Oggi è facilmente implementabile ed è anche supportata dalla disponibilità di incentivi che già esistono nel piano trasformazione 4.0, ma che evidentemente, stando alle ultime informazioni, saranno migliorati nel prossimo futuro, ma anche poi alla disponibilità di bandi locali. Mai come oggi è necessario digitalizzare i processi, ma forse anche mai come oggi potrebbe essere semplice farlo e quindi innovare i propri processi produttivi.
Sentiamo adesso il consiglio di Davide Grassano. Cosa vuoi dire ai nostri ascoltatori? No, di cogliere questa opportunità per ripensare a come trasformare l'azienda. Sicuramente rivedere i modelli di business è una delle prime priorità. La seconda priorità è lavorare per processi. Spesso le aziende non si scambiano informazioni tra un settore e l'altro. Il mondo produttivo ha ancora molto uso di carta, reimputazione di dati, quindi la trasformazione dell'intero processo è importantissimo e l'elemento più importante sono le persone, perché per fare una vera trasformazione la tecnologia è disponibile, ma bisogna anche avere a bordo le persone con le competenze giuste o anche lavorare per fare e per investire sulle risorse che abbiamo facendole crescere. Quindi questo è un messaggio di opportunità da non perdere perché i treni passano solo una volta. Grazie mille, sentiamo anche il consiglio di Fabio, in questo caso Fabio Falaschi. Bene, io Francesco ribadisco un concetto a mio parere importante. Stiamo vivendo un periodo di forte incertezza. Però il consiglio che do agli imprenditori è quello di promuovere al loro interno una cultura aziendale aperta al cambiamento e premiare chi osa, come dire, percorrere strade nuove e non battute. Accettare quindi anche l'errore del collaboratore come una tappa per questo percorso. Io credo che questo aspetto sia fondamentale per far sì che l'azienda sviluppi un proprio DNA e una propria, fra virgolette, resilienza, una parola che io in questo momento non riesco più a sopportare, però comunque una capacità di adattamento in grado, se non di passare indenne, almeno di limitare i danni, passando da una nuova normalità a una normalità ancora più nuova della precedente. Grazie mille, io vado da Simone, Simone Rugiati, il tuo saluto, consiglio, aforisma, quello che vuoi per i nostri spettatori. Beh, per fare, visto che, guarda, visto che l'altra volta hai citato Star Wars, oggi hai citato un altro capolavoro del cinema, io direi che prima di ogni grande assalto, prima di ogni grande ripartenza tutti insieme, ci sia bisogno che il leader, il capo, il condottiero si prenda il tempo per spiegare bene a tutti la nuova tecnica d'assalto e i nuovi piani. Spesso, soprattutto nel mio campo, il tempo è un elemento che gioca a sfavore, nel senso che molto spesso non avrei proprio un periodo per poter riformattare il metodo di lavoro o qualcosa, che invece adesso, dopo questa frenata, stop, inchiodata e poi ora ripartenza, chi in prima, chi in quarta, credo che comunque se la velocità non è la stessa di prima, sfruttare il tempo investendo in nuove soluzioni per poter essere protetti in un eventuale futuro, per avere per essere sul pezzo, per essere in versione 4.0, nel senso dopo questa cosa abbiamo capito che può variare tutto da un momento all'altro. Se siamo persone intelligenti e condottieri della nostra azienda, sfrutterei questo ancora poco tempo che avremo prima di ripartire a bomba, quindi l'ottimismo, ma il tempo per fare quello che stavamo dicendo adesso, cioè sfruttare una riformatizzazione della squadra, del metodo di lavoro e degli strumenti di lavoro. Questo è quello che sto facendo io nel mio piccolo. Penso che sui grandi numeri funzioni ancora di più. Grazie mille Simone, adesso la parola finale a Francesca Moriani, CEO di Vargroup. Ma io credo che ottimismo, duro lavoro e qualità soprattutto dell'imprenditoria italiana, dell'imprenditore italiano, meriti e necessiti soprattutto di essere sostenuta dalle tecnologie digitali. Mi rifaccio a un paio di parole dette da Lorenzo. La tecnologia è necessaria e è fondamentale l'integrazione fra le varie anime all'interno dell'azienda. Quindi Vargroup c'è.
Avete visto che Vargroup su tanti, su tutto quello che, di cui abbiamo parlato ha fortissime competenze, ma anche capacità di integrazione. Abbiamo la capacità di lavorare sia culturalmente insieme a voi azienda su quello che è la necessità di cambiamento all'interno delle organizzazioni, abbiamo la capacità poi di declinare in processi e in strumenti digitali quello di cui c'è bisogno, ma quello di cui avete bisogno lo dovete dire voi perché le aziende sono nelle vostre mani e conoscete voi perfettamente quello di cui avete bisogno all'interno delle organizzazioni. Noi siamo al vostro fianco. Con questo messaggio vi saluto, questo è stato l'ultimo appuntamento, l'ultimo webinar che ci ha visto insieme appunto prima della pausa estiva, ripeto pausa estiva che viva Iddio non ci sarà visto che siamo tutti ripartiti in maniera estremamente positiva. Ci rivediamo a settembre insieme a quelli che sono i partner tecnologici che ci hanno affiancato in questo percorso e che saranno insieme a noi nella ripartenza a settembre di questo webinar. E quindi vi ringrazio e vi do appuntamento a settembre. In bocca al lupo a tutti. Grazie mille Francesca, viva il lupo, io ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito e vi rimando ai nuovi appuntamenti online di Digitalic e Vargroup. Ciao! Eccoci. Di tutti. Eccoci. Sta venendo da me, eh?